Benvenuti cari telespettatori e care telespettatrici di Rossini TV per questo nuovo appuntamento con il Valle Foglia e Pian del Bruscolo Magazine, l'unico approfondimento sul territorio di Valle Foglia e i comuni limitrofi. Prima di incominciare però vi vorrei ricordare di inviarci le vostre segnalazioni al numero che vedete in sovraimpressione oppure all'email mail vallefoglia-rossinitv.it e partiamo subito con una notizia di cronaca, visto che la città di Valle Foglia in questi giorni sta piangendo la morte di Ruggero Berarducci. Ruggero, che è venuto a mancare nella notte del primo febbraio, fu sindaco socialista del comune di Sant'Angelo in Lizzola dal 1975 al 1981, ma anche insegnante di materie letterarie presso la scuola media di Pian del Bruscolo. Docente, sindaco, ma anche artefice della realizzazione della scuola media di Montecchio e di quella materna ancora esistente in via Pio La Torre. Berarducci, negli ultimi tempi, aveva poi trasformato una delle sue più grandi passioni in un passatempo. La lavorazione del vimine lo ha fatto diventare uno dei punti di riferimento del territorio per l'intrecciamento di questa fibra tessile. Il rosario e il funerale sono stati celebrati mercoledì e giovedì nella chiesa di Montecchio, dove chi lo ha conosciuto ha potuto fare un ultimo saluto a Ruggero Berarducci che lascia una moglie, un figlio e una figlia. E parliamo ora del protocollo d'intesa che è stato firmato tra il Comune di Vallefoglia e il Comune di Montelabate, quello che è stato siglato in settimana è infatti un rapporto di collaborazione che proseguirà con numerosi interventi di viabilità e non solo. Per maggiori dettagli vediamo il servizio un protocollo d'intesa tra il comune di Vallefoglia e quello di Montelabate da quale esigenza nasce e quali sono gli obiettivi. Abbiamo delle esigenze anche strutturali e organizzative e di manutenzione di tantissime cose in comune, come possono essere le strade, possono essere eventuali ciclopedonali e comunque abbiamo le zone industriali che sono fortemente in contatto e quindi per il bene anche lo sviluppo del territorio, abbiamo deciso di iniziare eh, questa, mh, questo rapporto firmando un protocollo d'intesa. Spero che con la firma di questo protocollo possiamo iniziare concretamente un lavoro importante anche in eh, previsione del, dei fondi che mette a disposizione il PNRR e, e perché vorremmo partire io e Palmiro nella sistemazione del ponte dell'Orciaia che è un piccolo ponte costruito ormai 50 anni fa. E tra il comune di Montelabato e il comune di Valle Foglia, tenuto conto che a Valle Foglia è già stata edificata questa struttura importante, una struttura sanitaria molto importante, è giusto potenziare anche la viabilità. E a oggi, dopo anni e anni di blocchi dei bilanci, con i piatti di stabilità, con il blocco delle assunzioni del personale, sia il comune di Montelabato che il comune di Valle Foglia si trovano comunque in un sotto organico e questi sottoorganici non ci permettono poi di creare squadre importanti per eh, creare progetti e accedere alle risorse che effettivamente vengono messe in campo anche dalla Regione. Quindi l'Unione, eh, come poi dice anche il detto, no? fa la forza. In questo caso è vero, perché riusciamo a mettere insieme i due Comuni, ma riusciamo a unire le forze per poter accedere a eventuali finanziamenti che da soli, Co, almeno come Comune di Montalabate non ci, non ci riusciamo. Un rapporto, un'intesa un, eh, fra due comuni, fra due città che sono, diciamo, eh, hanno rapporti quotidiani, dalla manutenzione eh, ordinaria e straordinaria dei beni ai temi della cultura. Se penso alle ciclopedonali, eh, recuperando magari con una progettualità condivisa anche la vecchia Abdagna, la passarella quella in ferro, a fianco al ponte qui di Montalabate che confina i due comuni, magari con una ciclopedonale che va al cimitero degli inglesi e dei canadesi, oppure eh, la linea gotica e poi insomma tante altre iniziative, il riferimento che faceva al ponte dove c'è questo investimento di coesione sociale, di civitas marche che è un intervento privato, ma è convenzionato col comune di Vallefoglia è eh, diciamo una, un investimento importante che crea lavoro, 150 dicono loro, 170 posti di lavoro e dà una risposta soprattutto alle comunità eh, più anziane. Sono tanti gli elementi che ci accomunano e eh, che eh, possono portare del benessere ai nostri cittadini. Insomma. E da martedì 1 febbraio serve almeno il Green Pass base per poter accedere agli uffici postali, ai servizi pubblici, bancari e finanziari, ma anche ad attività commerciali, escluse quelle di prima necessità. Quindi per andare in posta, ritirare la pensione ad esempio, per entrare in banca o all'Inps serve almeno un tampone negativo. Stessa storia per entrare in negozi di abbigliamento e nei negozi per bambini, in quelli di cosmetica, dai tabaccai o nelle librerie e nelle edicole al chiuso. Sempre dal 1 febbraio scatta la multa di 100 euro per gli over 50 che non hanno ancora ricevuto la prima dose, in seguito alla decisione presa dal governo Draghi l'8 gennaio scorso quando è stato decretato l'obbligo vaccinale per i cinquantenni. Dal 1 febbraio anche i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età dovranno fare almeno la prima dose, perché dal 15 febbraio 2022 sarà necessario il Green Pass rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro fino al 15 giugno 2022. Da quel giorno chi non sarà vaccinato sarà considerato assente ingiustificato, non percepirà lo stipendio e rischierà una multa da 600 a 1500 euro. E a distanza di otto anni dalla fusione tra il comune di Colbordolo e il comune di Sant'Angelo in Lizzola, che diede poi vita all'attuale città di Vallefoglia, la consigliera comunale del centrodestra Carla Nicolini ha esposto un suo bilancio. Vediamo. Le nostre osservazioni vengono a distanza infatti da otto anni dalla nascita di Valle Foglia e dove possiamo affermare che tutte le aspettative collegate alla fusione dei due comuni sono andate deluse. Oggi quella che doveva essere una città punto di riferimento di tutta la bassa Valle del Foglia, polo attrattivo per opportunità e servizi, innovazione e anche politica, non è altro che un agglomerato di frazioni anonime dove risaltano situazioni di profondo degrado e abbandono. Mentre in altri territori si emanano ordinanze per favorire il decoro urbano, a Vallefoglia regnano le strutture fatiscenti e pericolanti lungo la strada di collegamento principale, vediamo bottega. Intere frazioni come Capponi sono ancora sprovviste di servizi, ancora bloccate lo stato in cui erano dieci anni fa, altre Montecchio in cui invece continuano ad essere concentrate tutte le strutture e gli uffici pubblici, impoverendo di fatto le zone periferiche. Per le zone produttive, in particolar modo quella di Talacchio, non si è ancora capito dopo otto anni se l'intenzione dell'amministrazione è quella di rilanciare gli insediamenti industriali e artigianali o quella di trasformarla in un'area per manifestazioni ed eventi. Si continua ancora a propagandare vecchi progetti come quello dell'autoparco, che non è altro che un copia e incolla di sette anni fa. A Valle Foglia non è arrivato un centesimo e meno male che il sindaco era quello con più esperienza. E per gli investimenti pubblici spesso sovradimensionati, quanto non addirittura superflui, ci si affida esclusivamente ai mutui. La soluzione più facile che il sindaco predilige, ma che nel prossimo decennio presenterà un conto salatissimo, sempre a discapito dei cittadini. Un sindaco che fa pensare oltremodo la sua figura, fa pesare oltremodo la sua figura, accentrando tutto su di sé, senza lasciare spazi di manovra a nessuno. Per fare solo due esempi. Il Presidente del Consiglio Comunale, con indennità di 300 euro al mese, completamente succube della volontà del Sindaco, non in grado di garantire i diritti dei consiglieri e di tutelare le prerogative dell'Assemblea. Gli assessori eclissati dal primo cittadino non decidono su nulla, se non dopo aver ricevuto il suo benestare. Alcuni di questi, esempio l'assessore Gattoni, si sono visti costretti ad aprire canali informativi personali su Facebook. Per ritagliarsi un po' di spazio. La macchina comunale è ingolfata, non c'è mai stata quella riforma dei servizi e dei settori promessa nel 2015. I dipendenti sono in drastico calo tra pensionamenti e mobilità. Chi può se ne va oltre, gli uffici sono in grave sofferenza. Esempio l'ufficio tecnico e anagrafe. L'Unione dei comuni, l'ungimirante esperimento politico-amministrativo degli anni 90, è Miseramente naufragata in un mega contenitore insulso ed inutile. Otto comuni che poco nulla hanno, hanno di omogeneo, che nulla produce e a malapena 40 delibri di giunta all'anno, che non eroga servizi diretti e che ormai è solo nei lontani ricordi dei cittadini. Però il costo rimane. Da ultimo un cenno su questi ultimi due anni di pandemia, periodo estremamente difficile per famiglie ed imprese in cui tante sono state le restrizioni e pochi ristori economici ricevuti. Ecco, in questo poco, Vallefoglia si è distinta per non aver recuperato un solo euro dal proprio bilancio. E il Comune di Tavuglia apre le porte ai ragazzi del territorio nel nuovo centro di aggregazione giovanile. La struttura, dal nome Base Tavuglia, è già pronta per l'utilizzo, come ci ha spiegato ai nostri microfoni l'assessore alle politiche giovanili Laura Macchini. Da tantissimo tempo che stiamo lavorando come politiche giovanili per dare una risposta ai giovani e soprattutto in questo momento di pandemia dove veramente abbiamo visto l'esigenza da parte dei giovani di stare insieme, di aggregarsi, di trovare dei punti di ritrovo, noi ci siamo sentiti come amministrazione in dovere di dare delle risposte. È vero che i ragazzi si spostano, ma è anche vero che hanno bisogno nel loro territorio di trovare dei punti di incontro. E due anni fa siamo riusciti a, a, ad acquistare questo quest immobile che è molto grande come vedete e, e qui di sopra dove una volta c'era questa sala mostra abbiamo trovato proprio lo spazio utile per poter creare questo centro d'aggregazione. Il 18 di dicembre volevamo inaugurarlo perché eravamo veramente pronti sia come mh, struttura ma anche coi tavoli, con eh, la mh, televisione con la PlayStation, insomma era tutto pronto. Però purtroppo proprio in quel periodo insomma, i casi aumentavano a dismisura, soprattutto a Tavuglia, quindi non ce la siamo sentita. Nel frattempo, però, abbiamo anche ritenuto importante eh, fare entrare i giovani, comunque, dare loro la possibilità di, di entrare anche se a piccoli passi e infatti sono ormai due settimane che hanno le chiavi e quindi so che hanno fatto venerdì una pizzata so che stanno trovando il posto molto gradevole a loro piacimento eh, sono stata con loro l'altro giorno, hanno acceso la televisione hanno fatto le prime partite con la Playstation poi c'è comunque il wifi, il wifi gratuito perciò anche Youtube, altri canali social sono fruibili e noi siamo veramente molto molto contenti perché riteniamo che veramente in questo momento avere i giovani come primo punto di riferimento è fondamentale. Speriamo adesso tra un mese di riuscire a, ad inaugurarlo, speriamo di essere in tanti e speriamo che i ragazzi capiscano veramente l'importanza e anche i sacrifici che noi tutti abbiamo fatto perché, l'abbiamo spiegato bene, la televisione è un costo, l'arredo è un costo e, e quindi affidarlo direttamente ai, ai ragazzi significa anche educarli nel rispetto dell'educazione civica, nel capire come... No, le cose comuni devono essere tenute meglio delle proprie. Come si chiama e chi potrà accedere a, questo, a questa struttura? Sempre nel massimo della democrazia abbiamo deciso di lasciare ai giovani la decisione di dare un nome a, a questo a quest immobile e, e dopo una consultazione sono venuti in comune a dirci ci chiameremo base tavuglia. La base vuol dire casa, no? vuol dire trovare il punto di, di incontro, un punto di partenza dove, dove stare insieme, dove vivere insieme, dove anche parlare dei propri problemi, quindi è molto molto bello. Poi sono stati veramente bravi, hanno, voluto, hanno dettato loro un po' quelle che sono le loro esigenze, tavolino da ping pong, la televisione con la PlayStation assolutamente, tavolini dove poter studiare, dove poter comunque parlare, possono accedere tutti i ragazzi, eh, chiaramente grandi dai 16-17 anni fino ai 25 anni. Chiaramente non chiediamo, chiediamo il Green Pass ma non chiediamo eh, da dove provengono il comune di residenza perché è chiaro che se uno ha un amico di Montecchio piuttosto che di Pesaro e vuole venire è, è il benvenuto, insomma, la, è base Tavuglia, è la base di tutti. E torniamo a parlare di vaccini, visto che venerdì 11 febbraio farà di nuovo tappa a Tavuglia il camper vaccinale. Il mezzo messo a disposizione dalla Regione Marche sosterà al Palasport in Via Aldo Moro dalle ore 9 alle ore 12:45, facilitando così l'accesso alla vaccinazione. Per presentarsi sarà necessaria la tessera sanitaria e un documento di d'identità, compilare gli appositi moduli e avere almeno 12 anni. I minorenni invece dovranno essere accompagnati. Per l'inoculazione non è necessaria alcuna prenotazione e chi si recherà potrà richiedere la prima dose, la seconda solamente se come prima dose ha ricevuto il vaccino moderna o terza dose esclusivamente per chi è maggiorenne. E passiamo ora allo sport, partendo dalla pallavolo. Domenica 30 gennaio è tornata infatti alla vittoria la Megabox Valle Foglia, che nel match ospitato al Palla Carnaroli di Urbino ha strappato tre importantissimi punti ai danni di Bergamo. Il punteggio sul tabellone ha segnato 3-7-0 per la squadra di coach Bonafede che ora raggiunge quota 12 punti staccandosi dal vortice della zona retrocessione. Megabox che sarà nuovamente impegnata domenica 6 febbraio alle 17 sempre in casa contro il Cuneo. E passiamo ora al calcio locale con il recupero della quindicesima giornata che ha visto il Valfoglia scendere in campo a Riosalso, dove è stato fermato per 1-1 a causa del gol siglato nel finale dall'Atletico Mondolfo. I campionati dilettantistici, dunque eccellenza, promozione, prima, seconda e terza categoria, riprendono ufficialmente sabato 5 febbraio dopo la sospensione di un mese a causa dell'emergenza sanitaria. E con lo sport si conclude questa edizione del Valle Foglie e Pian del Bruscolo Magazine. Io vi ringrazio per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento a venerdì prossimo e vi auguro un buon proseguimento di serata.